Salve a tutti ragazzi, noi siamo i Super Fighting Bros, io sono Adalbis. Io sono Ray. E io sono Locke. E voi direte, che cazzo ci fanno sul divano di lunedì? Lunedì o quel cazzo di giorno che sarà? E con quel titolo così, ma siamo pazzi? Siamo non pazzi. Vi spaventate. No, stiamo sereni. State sereni. Che e se lo dice Ray. No, allora, praticamente, cosa succede? Lo scopo di un canale YouTube è intrattenere voi e intrattenere noi. Che okay? Dal 1900, partiamo, cazzo! Allora, nel 2011... No. Cosa succede? Succede che le nostre vite stanno prendendo una piega... diciamo un pochino più pesante, un po' con tutto, insomma. Sto morendo, Locke ha un tumore. Quella è un'altra cosa, ma non è... Cosa succede? Succede che il tempo da dedicare ai videogiochi, e quindi ai picchiaduro, parliamo della vita privata adesso, si riduce, perfino io che... Perfino noi c'è vita privata, pensa. Sto giocando praticamente solo più a Schoolgirl come picchiaduro, perché un po' mi ha preso, un po' mi hanno stufato i vecchi, vabbè, questo è un altro discorso. Il discorso qual è? È che gli ultimi contenuti sui picchiaduro che abbiamo creato... obiettivamente erano sì originali, ma cos'erano? Erano una cosa come dire, cazzo, non sappiamo più cosa fare per intrattenervi, perché abbiamo perso comunque abbiamo perso un po' di manualità del gioco, perché non giocando più così frequentemente non possiamo neanche più ambire a prestazioni, è vero. Dopo 1 anno che magari gioca. Allora magari facciamo dei format come può essere gli obiettivi. Dei tappabuchi. No, comunque che non bisogna eccellere, ma comunque sono comunque divertenti. Esatto. No, perché poi è brutto far vedere magari anche il gioco. Tanti magari vogliono vedere giocare bene. Noi non abbiamo mai giocato bene. Però eravamo comunque. Però giocando meno, è vero che come diciamo sempre, abbiamo sempre detto nei video, il picchiaduro devi seguirlo, devi starci dietro, devi giocare sempre, devi far quello e basta. Esatto, devi avere la voglia di farlo, di avere il tempo di farlo, e noi non ci dispiace fare le cose male, insomma, perché se fai una cosa non farle per forza, cioè come abbiamo sempre detto, comunque se non abbiamo voglia di giocare a un gioco non ci giochiamo, anche se sì, ovvio. Fondamentalmente bisogna divertirsi, bisogna quindi magari il poco tempo che dà il lavoro, la vita si usa magari di fare quel magari adesso c'è il divertimento immediato, che magari giochiamo a quel giochino oppure a un gioco vecchio, perché sì, perché c'è, magari adesso che stiamo riprendendo qualche gioco vecchio anche nel canale, anche nella vita, dice prova o qualcosa di, e quindi diciamo che queste esperienze di vita si ripercuotono poi sul nostro canale. Noi vi capiamo, e questo non è una cosa del dire spariscono il picchiaduro dal canale Super Fighting Boss, perché questo no, calmi ragazzi, è una cosa che commenti con cazzo dite, oh, io sono iscritto solo per quello. Attenzione, okay. Noi siamo qui, prima di tutto, per divertirci, è chiaro, perché non siamo un canale enorme, non siamo un canale grosso, non è la nostra fonte di guadagno principale, e noi vi vogliamo bene. Non è una fonte di guadagno, basta. E non è una fonte di guadagno principale, cioè, guadagno punto. Vabbè, vai, 10 euro al mese. Ma se va bene. Beh, comunque, non è una fonte di guadagno, e quindi fare una cosa in modo forzato, diciamo. Anche perché... Cioè, noi, visto che cerchiamo sempre di essere noi, esatto, video, se cerchiamo di proporre una cosa forzatamente, bravo, proprio perché dobbiamo metterla, alla fine poi non vi divertite neanche voi a vedere. Esatto. Perché ci sforziamo un ci po'. Ci sforziamo un po' troppo. Invece, magari, sai, deve essere. Il nostro video c'è che di essere sempre. A noi ci piace quando vi piacciamo per come siamo, esatto, nel senso. Dobbiamo fare qualcosa che abbiamo voglia di fare. E questo è un periodo che forse è proprio perché abbiamo deciso anche di iniziare queste serie a voti, diciamo, sì, ci siamo resi conto che abbiamo giocato dei giochi veramente belli. C'è tanta roba, tanti bei giochi da riprendere. Da riprendere, da ma anche che ne so, io un gioco mio che vorrei che Ray giocasse, perché non deve rompere i coglioni, deve giocare a quel titolo. Mi piace l'idea di farglielo giocare. Che è successo, lo vedrete. E mi obbliga a giocarci. Esatto. Così, con la scusa del video, dobbiamo costringere Ray a giocare a un gioco che dice no, fa schifo, e dirà che è bello poi. Esatto. Come voi, magari giochi che non avete mai visto. Anche un gioco che hai sempre giocato da solo, ovviamente. Però è boh, bello condividerlo, con la gente. Sia tra di noi tre, ma soprattutto con voi. Ma con voi, gente, che magari non avete mai visto certi giochi che sono veramente belli. Riprendiamo un po' il talk dell'altra volta. Quanti giochi vi siete persi, magari voi giovani, o anche chi è un po' più vecchio non ha mai giocato magari a un vecchio bel gioco. Adesso non voglio spoilerare quelli che riprenderemo in futuro. Però... secondo me c'è del materiale. Beh, c'è tanto. È un materiale potenzialmente infinito, perché voglio dire, io non avevo amici, ricordiamo. Amici, quindi faceva quello. Però una cosa importante è che, ovvio, non è che esce Ultra Street Fighter 4 e non ci giochiamo, sia chiaro. Ovvio, cioè, nel ovvio, senso, ovvio, il materiale ci sarà.
Però, dato che ci sentiamo in colpa per questa cosa, abbiamo deciso che se dobbiamo darvi qualcosa di diverso, dobbiamo darvi di più e almeno tanta varietà. Esatto. Quindi diciamo che le votazioni sono state assolutamente prese in considerazione. Kingdom Hearts e Super Mario Bros. 3, senza ombra di dubbio, le porteremo avanti. Sicuramente saranno quelli che prenderemo, esatto, in considerazione. I feedback sono stati estremamente positivi, quindi questi due giochi sicuramente li porteremo avanti. Qua diamo già praticamente una decisione di votazione. Mancano ancora dei giochi, però ha superato. In realtà abbiamo già sia pubblicato i primi due di Kingdom e abbiamo già visto che hanno avuto feedback positivi. Mario Bros. 3 abbiamo pubblicato anche lì i primi due. Il secondo abbiamo pubblicato solo ieri, però vabbè, abbiamo visto. Non sappiamo ancora bene il resoconto. Però vabbè, comunque Mario Bros. 3... È la prima volta che ci mettete mi piace nelle playlist, non l'avete mai fatto, qualcosa vorrà dire. E quindi quei due giochi verranno considerati. Adesso metteremo più velocemente tutti gli altri giochi in votazione, sì, più altri giochi. Ma qual è la cosa, la novità, diciamo, la novità grossa? Me la stai tirando me la stai tirando lì. E faremo sei video alla settimana. Dalvi! E qua è tempo libero, dove cazzo lo mettiamo? Lo mettiamo a farsi video, infatti. Esatto. Non c'è tempo libero. Vogliamo produrre qualcosa in più, così, perché se vogliamo... Si sputa addosso ad Alvis. Mi è partito un pallino. Ma è l'acqua, Era hype! Era l'emozione! L'emozione, perché noi ci teniamo al vostro pensiero, ci teniamo che ci dite la vostra e che... calmi però. Non ci credete, perché noi lo facciamo per divertimento, quindi... Esatto, ricordatevi sempre questo, noi siamo persone e voi... Lui, anche se non lo sa... Io non sembro, perché... No, anche se non lo sembra. E voi considerate questo, che comunque tutto questo ritaglia del tempo, ritaglia grossissime fette di tempo, soprattutto a me. Che però è quello che ha più tempo. Mettiamo che pareggiamo i conti, così facendo lavorare di più lui. Esatto, io adesso lavoravo di più, però di più, ma upperò anche ad Albi. Upperò anche ad Albi. Ma questo mi frega un cazzo. I video saranno magari un po' più corti, sì, perché così sono anche più piacevoli da vedere. Ce ne saranno di più, così non vi impegniamo da guardare 6 video da mezz'ora alla settimana. Esatto. Perché io non lo farei mai. Dico la verità. La cosa più importante è che vogliamo dare la varietà. Scelta. Varietà. C'è Kingdom, il giorno dopo c'è. Che cazzo, ma c'è? Super Mario. Poi il gioco che stai pensando tu adesso, magari c'è domani. Vogliamo te. Suggeriteci qualche vecchio gioco bello. Sì, consigliateci. Ma soprattutto non vogliamo più farvi, anche Dark Souls, non vogliamo più farvi aspettare un mese. Sì, perché anche noi ci dimentichiamo di giocare. Esatto. Come si gioca? Ci dimentichiamo. Senza contare che Dark Souls, nell'ultima volta abbiamo messo la nota, mettete mi piace, se vi piace avete messo un casino di mi piace. Dark Souls continua a essere seguito. Quindi abbiamo deciso Dark Souls andrà avanti più assiduamente. Più velocemente. Fondamentalmente ripetiamo una delle serie che è piaciuta di più anche a voi. Quindi ma quindi diciamo anche una cosa, i picchiaduro comunque abbiamo un secondo canale dove comunque continueranno a essere, esatto, caricati i vostri video, i vostri gameplay. Ci saranno tanti gameplay comunque di picchiaduro, ci sono dei trailer di picchiaduro adesso nuovi. Magari iniziamo a mettere delle lobby fatte proprio con voi, lobby, anche in TeamSpeak potete partecipare tutti. Una cosa importante, noi abbiamo costruito comunque una piccola community e l'ultima cosa che vogliamo è sfaldarla, perché la relazione, il rapporto che si è creato fra noi e voi c'è e non vogliamo perderlo. Noi vogliamo continuare a stare con voi, vogliamo continuare a darvi il vostro spazio sul secondo canale. Non vogliamo neanche che voi smettiate, perché no, infatti, cioè, c'è gente magari che è solo 2 o 3 mesi o 6 mesi che gioca in picchiaduro. Noi è una vita e mezza e c'è, ci e sta un po', non la pausa, però magari ci sta che giochi di meno. C'è il periodo di continuare a giocare assieme, perché finché c'è la voglia, finché c'è il tempo, finché non avete una vita che diciamo non ve lo permette, è giustissimo continuare. Ma noi abbiamo già avuto feedback da voi utenti che mi dicevate: va cazzo, sono in una fase che io Street Fighter lo metto dentro, ho la nausea. Ti capisco, è normale, un picchiaduro non può essere portato fino allo stremo, perché non si migliora, diventa snervante, no, e non è piacevole, è un gioco. Finché tu, utente, non mi arrivi in finale a un cazzo di torneo e non mi dimostri che per te è più di un gioco, ci porti di tanto, no, ma nel senso medico prima che è malato, è importante, ma è importante prenderlo come abbiamo sempre detto, è importante prenderlo come quello che è un gioco. Finché non ti porta risultati davvero alti, non ha senso farsi il fegato, farsi lo stress, no, quello l'ho sempre pensato anch'io. Un gioco deve rilassarti, bisogna impegnarsi e tutto, no, però quando fino a un certo il limite che non è neanche il nostro caso, perché fondamentalmente dici arrivi a un punto che magari ci hai giocato così tanto a Street Fighter, così tanto a Marvel, non che è adesso di sicuro. Il mio non è sicuro, infatti. io parlo noi, ma dico loro due. Però arrivi al punto che dici: vabbè, ma adesso magari non ho tanta voglia in sto periodo perché ho altri cazzi per la testa, esatto, o devo fare o voglio giochicchiare un altro gioco.
E visto che noi comunque dobbiamo registrare dei video, sì, esatto, non ha senso portare la, cioè, non vogliamo forzare se il canale, se diventa una frustrazione giocare, non vogliamo portare la frustrazione a voi, perché noi vogliamo rilassarvi, vogliamo divertirci, vogliamo divertirvi, quindi questo è importante. Ci fa piacere sapere la vostra opinione, mandateci a fanculo, ne avete tutto il diritto. No, aspettiamo solo la discussione è aperta, però alla fine dobbiamo fare poi quello che ci, quello sì, che ci c'è in cuore più, come sempre. Poi continuate a seguirci, perché comunque faremo sempre delle novità, qualcosa al venerdì ci lo teniamo, e venerdì vogliamo continuare a fare i commenti, top vogliamo, ten, top ten, vogliamo continuare a partecipare con voi con dei talk, vogliamo creare discussioni, e sarà più facile anche creare discussioni, perché grazie anche a più video, dato che facciamo più video, ma poi grazie a più feedback, più commenti, più appunto abbiamo più cose da dire, diciamo, proprio. Esatto. Parliamo dei vostri commenti, ricordatevi di commentare tanto, perché noi magari una volta ogni tanto facciamo un video dove rispondiamo ai commenti, parliamo un po'. Che vogliamo fare di te una cadenza mensile, quello, sì, diciamolo. Sì, forse una cadenza mensile ce la possiamo ci fare. Sta, una volta sta al mese ci sarà il momento dedicato solo e unicamente a bene voi, solo per rispondervi. Ce n'è appena stato uno, ce ne saranno altri. Bene, quindi boh, commentate tutto quello che volete, mettete mi piace, non mettete non mi piace lo stesso, anche se non siete d'accordo, mettete mi piace. Dammi, sei democratico. Ma però fateci sapere, no, fateci sapere la vostra. Come, cioè, se voi ci tenete ancora, volete assolutamente il picchiaduro, oppure vi va bene anche la, sì, noi comunque quello che faremo sarà quello, perché noi alla fine il canale dobbiamo farlo noi. Dobbiamo farlo noi, e dobbiamo anche divertirci un minimo, quindi dovete, però comunque ci teniamo molto a sapere cosa ne pensate, quindi commentate a questo, a del forum, dove volete. Noi siamo Super Fighting Bros, io sono Adalvis e io sono Locke. Me lo sei perso, cazzo, dove cazzo eri veramente? Pure io, ma in realtà guardiamo sì, questo sono persi. Fai la 10, mi prego, fai la 10, ma l'abbiamo già detto, no. Ma neanche in classifica. No, questo è paesi di story. Paesi di story. Vabbè.